Buonasera, benvenuti al secondo incontro con High Fidelity. Ok, come vedete adesso ho il mio bel avatar, ho appena fatto una scoperta interessante che è, innanzitutto qui possiamo anche mettere view e andare in terza persona. Vabbè, adesso qui è andato via, ma sono riuscito a far entrare un secondo avatar, ma questo è un argomento più avanzato. Qui vedete che ho fatto un po' di sperimentini con il video dell'altra volta. Questa volta vediamo invece qualche argomento un pochino più interessante. Allora, innanzitutto ci spostiamo, quindi ci spostiamo. Io mi sono fatto, quindi cliccando. Vedete che abbiamo la possibilità di navigare e mi sono fatto dei bookmarks e mi sono fatto un bookmark su una mia piattaforma. Questo sempre qui in locale sulla mia macchina, ok? Quindi qui vedete che ho rezzato una piattaforma che vedete che è molto simile a quella di Second Life e questa per trovarla comunque la trovate anche voi andando sugli asset. Anzi, no, sono andato sul marketplace e ho cercato in sintesi build. Build, vedete che ci sono questi pezzi che ho preso da Builder Grid e poi qui ci sono un sacco di altre cosette. Per esempio, se volessimo prendere la casa da te, questa qua, magari ecco, ci mettiamo in una zona qua dove e non c'è niente, e prendiamo l'item e vedete che prendendo l'item la casa da te viene prelevata da dove sta e quindi qui Creator Ryan è un'attribuzione, bisogna dire da chi viene, quindi in questo modo praticamente noi ci siamo presi un oggetto. Nello stesso modo io mi ero preso la building platform, questa qua, e vedete che lui lo rezza proprio di fronte a me. Ecco, vedete che ci impiega un po' di tempo perché deve scaricarsi tutti gli asset. Quindi una volta che abbiamo scaricato questo oggetto qua, per esempio questa è la casa, ecco, possiamo anche spostarla, vedete che posso pilotarla col mouse, la seleziono e poi lei si muove. E ci deve essere anche il modo, vedete forse da qua, di abbassarla, ecco, in modo tale da averla, di averla insomma a portata di mano. Togliamo l'edit, vediamo se ci possiamo entrare in questa casa. Quindi era solo per farvi vedere la facilità, tutto sommato, di usare questo sistema. Ecco, e qui abbiamo poi il contenuto con la rotellina mio vicino. E quindi posso navigare e posso lavorare con i miei vari oggetti. Una volta che l'ho presa me la trovo anche nell'inventario, che dovrebbe essere Ctrl Shift A, scusate. Purtroppo questo asset browser non c'è la ricerca, adesso glielo chiederò di dirmelo, però diciamo che le cose che ho preso, vedete che la Builder Grid mi è comparsa qua, mentre invece la casetta T, eccetera, è da qualche parte a Ryan, quindi è di Ryan e sotto development, no, niente, non è lei. Vabbè, non appena poi la si troverà. Comunque, una volta presa, compare nel nostro inventario. Questo qui è diciamo abbastanza normale, ok? Ma adesso quello che volevo farvi vedere in realtà è un po' la manipolazione, un pochino di manipolazione degli oggetti. Vedete, questi qui sono gli oggetti che ho preso questi qui sono EZ, quindi se noi andiamo in Edit, quindi andiamo in Edit, ok, quindi quando siamo in Edit possiamo cliccare su un oggetto, vedete che ce lo fa vedere, e questo oggetto possiamo vedere le sue proprietà, quindi possiamo vedere questo qui EZ Arc. Una volta che l'abbiamo selezionato, poi possiamo muoverlo, vedete, possiamo disporlo dove vogliamo. Possiamo ampliarne le caratteristiche, questo forse lo faccio già vedere
nella cosa. Qui tra l'altro vedete che segue le regole della gravità, quindi ci si può giocare insomma a piacimento. E si possono in teoria costruire delle strutture andando a prendere i vari pezzi e componendoli. Ora io non faccio vedere tante cose qui, sono un po' imbranato, magari qualcuno di voi vuole provarci, però volevo farvi vedere questa cosa interessante. Allora, qui ho creato, dal menu Edit, abbiamo visto che c'è la possibilità di creare un web, e quindi sono andato sul web, ho creato questo. E creando un web, quello che succede è che viene creato effettivamente l'oggetto, purtroppo però visto che lo crea in un posto un po' strano, però magari adesso facciamo. Dunque, per intrecciare gli oggetti possiamo anche cercarli sull'asset, no, non sull'asset, ma andiamo, dunque, clicchiamo, quindi edit. Andiamo sulla Entity List, vedete che qui abbiamo la possibilità di cercare gli oggetti entro tot metri. Mettiamo 10 metri così vediamo solo gli oggetti vicini. Vedete che abbiamo due cose, questo web e questo web. Quindi questo qui lo chiamiamo web 1, quindi per vedere le caratteristiche andiamo in Entity Properties, e questo qui lo chiamiamo web 0, perché è il primo che abbiamo creato, e questo invece lo chiamiamo web 1. Ok, quindi questo è solo per farvi vedere una piccola cosa. Okay? Quindi nel momento in cui adesso noi gli cerchiamo qua vicino, vedete che abbiamo web 0, web 1. Quindi ora se io facessi il res, quindi cosa faccio? Vado nell'asset. Ok. E qui nell'asset vado a in realtà forse come asset possiamo usare direttamente anche il ma. Comunque nell'asset qui vado a cercare, ma non è qua. Andiamo qua, ci creiamo il web proprio davanti a noi, no? Facciamo il web. Ah, ok, adesso me l'ha creato giusto, invece l'altro giorno me l'ha creato un po' lontano. Vedete che mi ha creato un oggetto nuovo, che è questo, dove c'è un Hello World, e qui posso andare sulle proprietà, e sulle proprietà gli posso dire, dunque qui, fare tante cose, posso dirgli a che sito è collegato. Se io gli dico di collegarsi al sito google.com, vedete che in tempo reale lui si sposta e mi fa vedere esattamente google.com. Okay? E poi questa cosa qua è notevole perché possiamo andare in view first person, così ce la vediamo proprio davanti. E la cosa interessante è che, ok, togliamo tutto ciò che non ci interessa, che possiamo interagire direttamente. Quindi se noi cerchiamo Pippo, vedete che compare esattamente Pippo. E se andiamo ah, ecco, una cosa interessante è che non possiamo uscire dal sito su cui l'abbiamo impostato, quindi qui possiamo metterci un sito istituzionale, essere sicuri che si lavori soltanto su quel sito, però rimane il fatto che se cerchiamo i video, comunque abbiamo i video. Ok, e adesso. Ok, tolgo l'audio, però vedete che possiamo controllare esattamente questo oggetto come se fossimo praticamente su. Sicuro di riuscire a cavartela da solo? Se posso cavarmela da solo, ma. Ok, spero che sia venuto nell'audio. La cosa interessante è che questa cosa qua si può, in sintesi, diciamo, condividere con altri, no? E tra l'altro, se qui Basta clicco solo un minimo di organizzazione, dico e io. trascino, vedete Organizzazione, che figliolo, posso questo è un scrollare inconveniente spreco di energie. Ogni uomo. Se riesco. e quindi posso avere una cosa notevole, no? Quindi qui abbiamo il nostro oggetto. Se noi andiamo in Edit e
gli cambiamo le caratteristiche, quindi caratteristiche in particolare ci dovrebbe esserci le... Ah, no, linear dumping no, c'è un numero che indica quanto... Ah, questo qui, resolution DPI. Questo qui è interessante perché noi possiamo cambiare, anziché 30 ad esempio possiamo mettere 20. Ah, forse però dobbiamo selezionarlo, quindi selezioniamo questo oggetto, ok? Nelle caratteristiche gli mettiamo 20 e vedete che ingrandiamo, almeno l'idea è che si dovrebbe ingrandire la superficie. Ok, vedete che qualcosa fa. 20. Ok. No, ieri funzionava di più, forse bisogna togliere dall'edit, no. Ci sarà qualche piccola cosa ancora da cosa. Qui l'interessante è che si possono avere più di un video, nel senso che qui posso avere ad esempio questo video che è in esecuzione. Molto grosso, aspetta, dunque facciamo, ecco, sentiamolo non tanto. Allora, intanto che questo video gira, il starter pack, camicia già abbottonata, pantaloni già abbottonati, scarpe senza lacci, bene, adesso puoi tornare sul divano. Cosa che fai? Possiamo vedere se... Ciao ragazzi, bentornati, ecco, sul mio canale. Tra un po' arriverà il... Ma che cos'è tutta sta roba? Questo è il mio letto barra armadio barra tavolo per mangiare. No, tu hai dei problemi. Tu hai dei problemi. Comunque, la cosa interessante è che credo che anche ai ragazzi possa interessare, fatto in un contesto più o meno scolastico, insomma di ricreazione o di costruzione di ambienti virtuali, questo può consentire di creare diciamo delle situazioni di visualizzazione, di museale, insomma, cioè esattamente quel genere di cose che andavamo a spiegare in OpenSim o in Second Life, con la differenza che qui siamo apparentemente con una qualità, almeno sul mio laptop, metto tutte le cose con una facilità, diciamo, notevole, che non ho trovato su OpenSim o su Second Life. Prima di interrompere questo video, volevo ancora farvi vedere il concetto di teleport. Nel senso che, vedete, prima avevo detto che c'era un bookmark, nel senso che io posso andare a navigare e posso mettere un... vedete che posso, dunque, CTRL L mi fa vedere la... dove andare, quindi se vado a casa, abbiamo detto che arrivo a casa mia e va bene, però qui posso anche volare, nel senso che posso fare vedete che con E volo e poi volo e mi posiziono praticamente in un altro posto. Ok, se mi perdo, quello che è interessante, come può succedere adesso, che posso o tornare a casa o tornare comunque in un bookmark. Il bookmark, poi tra l'altro qui c'è anche la storia, ma il bookmark abbiamo visto che si può state che okay. Allora, il bookmark non me lo dà più. Ah, oh no, tasto destro. Tasto destro, navigate, e andiamo in una certa posizione, quindi bookmarks, c'era la piattaforma, ma posso andare in vari punti, ad esempio posso andare in un altro punto della mia... Tanto notate che la sim è grossa chilometri e chilometri, quindi qui possiamo metterci veramente di tutto. Ad esempio io qui sto andando sul delimitare, ok, della mia piattaforma, e poi vado sul mio inventario e qui gli rezzo un'altra add to world.
un'altra griglia, ok, l'ho estesa, vedete? Quindi estendendola adesso ho esteso il mio mondo, quindi è diventata una griglia ulteriore che potrò eventualmente correggere, costruire, fare quello che voglio, e su quest'altro mondo ulteriore posso mettermi un altro bookmark. Come faccio a mettere i bookmark? Faccio navigate, bookmark location, e questo qui chiamiamolo piattaforma numero 2. Ok, e quindi a questo punto posso girare, quindi quando faccio navigate, bookmarks, c'ho platform, piuttosto che navigate, bookmarks, piattaforma numero 2. Si può andare anche per coordinate, ad esempio io adesso, se voglio sapere in che coordinate sono, basta che lo vedo qua, quindi x, y e z. Quindi se voglio spostarmi, per dire, in localhost, ma anziché coordinate 100, no, anziché coordinate meno 17, vado, quindi così, adesso cos'è 100, 100, meno 17. Se io qui voglio andare in localhost 100,100 e poi gli dico anziché meno 17 gli dico 40, l'effetto è che vedete che mi trovo più in alto, e mi trovo più in alto, e poi per scendere faccio C. In realtà non ha funzionato benissimo, però avete visto, quindi da studiare un attimino come... Ah sì, sono... Quelle là sono le due piattaforme. Vedete che ho fatto già diverse piattaforme, insomma, e quindi bisogna poi orchestrarle. Quindi tasto destro, navigate, bookmarks, platform, e siamo a casa. Allora, quindi riassumendo, in quest'altro piccolo video vi ho fatto vedere fondamentalmente come fare delle web, quindi andando su Edit abbiamo visto le web, e abbiamo visto anche un po' come teleportarsi, come registrare le posizioni e andarci con le coordinate locali. Per il momento è tutto, ci vediamo a un altro video.